Siamo nel Club Fedelissimi con Daniele e ci piace intervistarlo perché ci ha appena fatto una confidenza. Daniele non ha radici salentine, Daniele viene da Verona, ci ha detto di essere un tifoso del Nardò. È una cosa straordinaria perché nasce dal nulla. Allora Daniele, ci spieghi questa, come nasce questa fede? Diciamo che nasce da una simpatia di vecchia data per questa città, per questa squadra, che ritengo essere la squadra più rappresentativa del Salento in assoluto e che possa avere anche dei margini, diciamo, di uscita anche a livello proprio di progetti, di raggiungere anche traguardi importanti. Secondo me Nardò sarà una delle città, anzi sarà la città che potrà arrivare a rappresentare il Salento proprio come prima città, diciamo, a superare e arrivare proprio ai vertici. Ecco, questa cosa ci sorprende perché sì. Voglio dire, mentre è facile trovare, no, i tifosi di provincia che sì. fanno il tifo per le grandi città, sì. stavolta siamo nell'inverso e andiamo a trovare una persona che dal nord viene sì. a dire Forza Toro, cioè qualcosa Forza di... Forza Toro sempre. Speriamo, l'anno scorso il campionato è andato bene abbastanza, si sperava in qualcosa di meglio, però sono certo che insomma... ci saranno dei progetti importanti per portare questa società ai livelli che merita. Insomma, a questo punto ci auguriamo che chi veda questa intervista nel veronese magari apra un Club Fedelissimi Granata del Nardò a Verona. Magari la eleggiamo presidente onorario già. Grazie, sarebbe un onore senz'altro, insomma. Grazie. Allora diciamo Forza Nardò e speriamo il prossimo anno di fare la salita nel campionato professionistico. Grazie mille, grazie. Siamo veramente grati. Nardò.